Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo sul coso, sul dentifricio qua dietro che ho letto nel cartello dentifricio. Comunque siamo tornati di nuovo sul VGF e questo coso sarebbe dentifricio. Ma non... allora, aiuto. Sì, magari se non brucia viva. Ma non sembra proprio dentifricio, però ci assomiglia, sembra più una lucertola. Non ricorda. Vabbè, su Minecraft non è facile da fare. Comunque è fatta carina. Adesso non so chi è che l'ha fatta. Non c'è scritto qua nei cartellini, ha detto piadina, ha fatto piadina. Aspetta, fa vedere l'easter egg che ha messo, che l'ho trovato l'altro giorno. Dove? Aspetta che devo nuotare nella lava. Dov'è l'easter egg? È scritto qua, non si capisce. Lagga un po' il server. Sanic scimmia e piada e non si capisce. È stato Sanic e piadina? Piadina Pigman. Sanic scimmia e piadina Pigman. Ok. Allora, piadina e Sanic. Sti cazzi. Comunque, allora, se mi sentite un po' la voce un po' così è perché ho mal di collo, ho urlato troppo in questi giorni. Comunque, ragazzi, voi che continuate a chiedermi la live, quando ci abbiamo tempo e la voglia, la facciamo. Basta chiedermelo, mi hai fatto una testa così. Il server. Diedi il server perché in mille ce lo stanno chiedendo. Il server, sempre in lavorazione. I lavori comunque stanno procedendo spediti. Non dovrebbe. È anche estate, ho le temperature ad umide, dopo devo tornare anche a lavorare nel campo, quindi io morirò probabilmente. Vabbè, ok, benissimo. Tanto il video l'ho già fatto, l'ho edito in fretta, lo carico, quindi da morto uscirà qualcosa lo stesso. Comunque, facciamo vedere la fazione che l'abbiamo rifatta da capo, perché in l'altra un altro posto. F home. Non posso farlo qua. Che bello. F home. No, a me sì. Ma porca vacca. Sono bello. Sì, ho la home settata, ma sti cazzi. Faccio vedere l'entrata, la F home. Ecco qua. Ok, facciamo vedere le coordinate così chi vuole entrare venga. Ragazzi, questa è la F home di Grid Player. Molto semplice, niente di complesso. Il mio stampo si vede lontano un chilometro. Dio, gli stampo alberi. Con la scritta. Ma ho fatto un parchettino col ponticciolo. Sì, è stata carina come cosa. Comunque, uno quando spawna arriva qua. A sinistra e a destra ci sono già le stanze. Alcune, vedete, sono già occupate addirittura. Facciamo vedere una. Facciamo vedere qua una così a cavo. Potete costruire come volete. Sì, questo ha fatto scelta libera. Vi ricordiamo sempre di non lasciare cose preziose, sia mai ci vengono a griffare. Sì, se le lasciate ci griffano, vi fottono tutto. Responsabilità vostra. Io non c'ero perché quel giorno. Lo diciamo. Però, guarda che bella come l'ha fatta. Mi piace, guarda che bello con la scalettina che arriva qua. Mi piace come l'ha strutturata. Sì, Cloudfire è stato bravo. Mi hanno detto anche che l'hanno griffato, poverino, mi spiace. Ma... Cos'ha? Cos'è sta cosa? No, ma guarda qua piuttosto, che cosa ha combinato? Ma... Che giro ha fatto? Ma che cos'è? Ha fatto un corridoio della Madonna, ma qui è Wilderness! No, gli avevo detto di non allargarla più, ma allora... Madonna! Sì, ma poi chiudiamo tutto qua, non mi piace. Chiudiamo a chiave, Madonna! Avevo detto che poteva allargarsi... Come si esce da qua adesso? Mi sono perso anch'io. Chiamati i pompieri. Qui il magazzino che l'ha costruito sempre il nostro laboratorio. Vabbè, qua lo vedete dai cartelli del private. Chi è stato? Tac, vedete dai cartelli del private. Vedete? Non ho detto il nome, Bravo. Non ho detto il nome, quindi Madonna. Niente spoiler. Queste sono le stanze. Fagli vedere qualcuna stanza magari non una occupata. Vuota. Vedi, cioè non c'è un cazzo. Praticamente noi le stanze le abbiamo suddivise per colore. Se riesco a uscire. Per colore grigio, blu. Poi comunque la personalizzate come volete, ripeto. L'unica cosa, non toglietemi il colore perché mi piace che sia stato bello colorato. Luccicose, sì. Comunque. Santa Maria. Santa Maria Vergine incoronata concessione. Allora, poi andando di qua, a sinistra ci sono le regole. Vogliamo dare una lettera? Mm-hmm. Allora, ci sono le regole. Non ti pare nessuno senza permesso come dei capi. Come in tutte le fazioni. Tu, Madonna, non ti permesso dei capi.
Non insultatevi a vicenda, o modificare, o entrare nelle stanze altrui senza permesso. E non rubare, vietato. E non dire falsa testimonianza, no, quella è un'altra cosa. Vietato accettare reclutamenti senza permesso. Se si vuole allargare stanza o chiede allargare la stanza, ci vuole una virgola magari, chiedere ai capi o all'innominato o altri che hanno l'autorizzazione. Se uno volontario nella fazione, 100k, ci sta alla fine dei conti. Il titolo nella fazione, non se volete entrare. Il titolo nella fazione sono 100k. E il trus, ragazzi, per chi vuole diventare trus con noi, sono 200k. Questo lì vedete, nella fazione. Tutti i soldi della fazione per allargarci o comunque, se qualche cosa. Un po' tutto, noi non ce ne facciamo niente di quei soldi. Se avete visto che è in fazione, questi già gente che è in fazione, sti cazzi. Niente, qui poi in fondo c'è una mini farm di Verruk, piccola, niente esagerato. Qui chiudiamo perché... Ma cosa c'è? Zona in costruzione. Vogliamo fargliela vedere la zona in costruzione? È spoiler quello. Dai, vieni. Spoiler. Ragazzi, questa sarebbe praticamente la mini zona negozi che avevamo progettato così. Visto che è il plugin dello shop... Niente, la faremo anti-gri. Sì, sti cazzi. E visto che il plugin dello shop mi hanno detto, mi hanno confermato che non c'è più, almeno se uno lo vuol fare in giro per il mondo, circa strutturata così, non ho ancora fatto cartelle e niente. Tipo, uno boom, vuole avere una sua cesta in un negozietino? Spaccando tutto, si prende il permesso, ci chiede, vogliamo una cesta qui? Mettiamo nel private il nome e poi può dire, boh, qui si vendono patate bollite. Boh, vieni qua, vendo patate bollite, prende la roba, la vende a mano e sti cazzi. Niente, sarà cioè, molto semplice, niente di complicato, niente di complesso. Però il private l'ho messo io, quindi se posso venire, non rubo niente, però una controllatina non fa mai male. Ma è vero, visto che è diventato VIP? Sì, Lion Caca. Mamma mia. Che bello Lion Caca. A proposito di shop... Andiamo al Seagate. Vabbè, vabbè. Cosa è successo? Peccato, ci sono rimasto male l'altro giorno qua che volevo vendere. Ma come si chiama qui? Vieni qui. Lo zucchero in realtà è polvere d'oro. Vieni qui. Aspetta che non vedo. Cosa è successo là? Chiamati pompiere. Aspetta, avevo preparata. Ho portato i Tampax. Asciuga. Portati i Tampax. Asciuga. Cos'è successo qui? Ok, è l'entrata. Ma io mi ricordo che non c'era l'acqua qui. Guarda, vieni su. Qua non c'era l'acqua qua. Da qua è iniziata l'acqua. Vabbè, sì. Vabbè, c'è un mucchio della Madonna. Boh, non capisco. Sì, è stata però... spinta leggermente in qua, però qui è stata proprio aggiunta. Mettetela a posto, Helper, se vedrete mai questo video. Sì, se vedete qualcuno avrà mai la sbazza. Sicuramente qualcuno l'avrà segnalato. E ragazzi, al 3 mi giro e vedrete il mio bellissimo shop. 1, 2, 3 e pum! Bello, vero? Spiega perché non è pronto. Perché non posso piazzare... Posso dirlo, stronzo? Qualche stronzo ha claimato la zona e non posso piazzare. Comunque qui aprirà lo shop dei Great Player. Io non player. Lo vedo ancora claimato questo posto qua. Però no, provo a piazzare, non me lo fa fare. È claimato da Mega Arena, quindi c'è okay. No, è claimato, animato. Io vorrei fare lo shop, però posso farlo. Mi è mancato Great Player, perché non so faccio fare, mi piace. Comunque, spero che lo risolvano presto, perché voglio... Non mi dice sta recando. Sì, bravo, guarda, sei apparso in un video. Ciao, cuvose culo. Vabbè, quello lì. Quindi mi raccomando, sistema, perché voglio fare lo so, voglio vendere, voglio diventare ricco. Che già sono ricco. Comunque, altre cose che volevamo azzenare. Fammi mettere dei Tampax, che sennò la gente dopo mi niente. Hai uno shop GG. E se potessi metterci la roba dentro sarebbe anche più GG, però vabbè. Altre cose che volevamo accennare. Ma vabbè, intanto mi tuffo qua in mezzo alla roba di Tampax. Bene, ragazzi. Comunque, altre cose non mi vengono in mente. Altre cose non mi vengono in mente. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi possa essere piaciuto. Vi ricordo lasciare il pollice su video. Se volete entrare in fazione quando ci vederete online, chiedetelo. Se abbiamo voglia. Domande in modo se abbiamo voglia dire. Se abbiamo voglia, perché io sono sempre svogliato, lei idem, io sono anche scorbutico. No, gli volevo far vedere le mie armi che ho trovato comprando, shoppando due chiavi. Ok,
Come si fanno a vedere? Mica casino che c'è qui. Andiamo però a casa. C'è l'Ender, c'è sta casa. Se l'hai piazzata te, sì. Non l'ho ancora piazzata, adesso la vedo. Madonna, la riporto io questa. Si sbrighi, dai, che dopo mi tocca tagliare, mi scoccia. Oh. Vedi, già uno. Va, guarda, guarda, le risposte sono: come prime risposte, i great player originali erano Davids, Zenka, Suzzi, Cavini e Spacca. Armi. Complimenti, questo ci ha preso, la prima domanda ci ha preso, vedi, questo già lo vedo già molto buon propenso. Ma spammo armi, ma non sto spammando armi io. Ma sei non, non spammare le armi, no? Anche il mondo viviamo. Ma non lo sto spammando, ero in creative fino a mezz'ora fa. Taccia, ha spammato armi, taccia. Taccia lei, ma non ho spammato armi, ero in creative. Taccia. Venga, infatti. Anche tu, già sto venga, infatti. Sto mal di gola, porca miseria. Dove lo metto l'Ender Chest? Che ne so. Qua al centro che fa figo. No, dai, serio, dove lo metto? Qua, mettila qua sopra, magari c'è un buco che tanto lo serve a un caso. Tac. Allora, okay, no, questa. Non posso aprirla. Faccia vedere, qual è la prima arma che ha trovato? Dragofuria. Dragofuria, che sembra è il nome della mossa Pokémon. Uh-huh. Ricorda la mia nitrocarica. Dove sei tu? Fermati. Chi si muove? Se la usi, però! È quella che fa rumorissimo. Bevitz? Ok, ora che ho perso completamente l'udito all'orecchio destro, passa alla prossima arma, che chiaramente se fa casino anche questa me ne vado. E la... aspetta, devo capire qual è la prossima arma, non me la ricordo. GG. Tanto questa continuando a rispondere alle domande, non gli ho ancora risposto, continuando a tirare dritto. Qua, la Ballfire. La Ballfire. È un'arma shockettabile. K è appena diventato VIP. Boom, boom. Bellissima, è troppo boom, bella. Boom, mi hanno detto neanche forte. Boom. Ah ragazzi, poi mi sono fatto un regalino da sola. Mi sono scioppata la vedova nera. Missioni, Eli. Madonna. Ma logga sto server. India, fa vedere GMS. Aspetta. E io c'ho questa. No, no. Arco di Cupido forever alone. Arco di Cupido. Tiro le balle, mi sciopo anche il lanciarazzi e poi è finita per tutti. Arco di Cupido is for men. Ah, per chi me lo chiede, sì, ho il passo universale. Se no ancora meglio, Big Muma. Arco di Cupido is for men. Madonna, 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 madonna. Vai. Vabbè, basta. Passeggiare. Mi sono buggato. Ok, mi ero buggato. Bon, possiamo dire che è finita. Bene ragazzi, spero che questo video vi possa essere piaciuto. Fammi togliere l'elemento perché sennò non mi figo. Spero che questo video vi possa essere piaciuto. Vi ricordo di lasciare il pollice su questo video. Vi ricordo di non lasciare se non è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche a Cesso mi raccomando. E niente, io direi che magari non così perché sennò mi si vede il pisello. Io direi che per questo episodio può finirla qui. E per ora possiamo dire che è finita. Allora, buon anno, buon anno. Non scoppia. Come non scoppia? Mi è taroccata. L'hai incantata? Ah, ecco. Ok, scoppia, solo che aveva bisogno di un incoraggiamento. Ah, giorno! Buongiorno! Ok, con questa. Forte, eh? Ma vado via, ciao.